Nella notte tra l'11 e il 12 novembre 1940, durante la Seconda Guerra Mondiale, Taranto subì un durissimo attacco dalla flotta aerea inglese. Tre delle sei navi corazzate ormeggiate, la Conte di Cavour, la Duilio e la Littorio, furono messe fuori uso dai siluri. Morirono 58 marinai, tantissimi feriti. Un bombardamento con tre attacchi aerei distinti dalle 23 per quasi due ore. In occasione dell'80° anniversario dell'episodio bellico noto come la Notte di Taranto, il sindaco Melucci ha deposto una corona di fiori ai piedi dell'obelisco commemorativo che si trova al termine della discesa Vasto. Questa è una testimonianza del legame molto forte che questa città ha, e non è un legame banale come giustamente ricordavate, con la Marina Militare, con le Forze Armate in generale. Quest'anno ricorrono gli 80 anni di un fatto storico che poi ha presagito anche un po' la strategia dei giapponesi a Pearl Harbor, come sapete, ma noi non siamo qui per commemorare il fatto storico in sé, siamo qui per onorare la memoria di quei tanti cittadini tarantini, marinai, militari, cittadini normali, che persero la vita quel giorno, e lo facciamo in un momento che è molto delicato, molto difficile per la nostra comunità. Lo facciamo quindi anche con l'intenzione di, con questo momento di ricordo, dire ancora una volta grazie a quegli uomini e a quelle donne della Marina, come delle Forze Armate, io dico per estensione anche delle Forze dell'Ordine, del personale sanitario, che in questo momento stanno combattendo questa battaglia per la sicurezza e la salute di questa comunità. Quindi, come dire, una cerimonia molto, molto contenuta, molto sobria, nel ricordo di quei fatti di 80 anni fa e di quelle vite spezzate in un periodo di guerra, ma anche un momento per tributare un'ulteriore gratitudine a tutte queste persone.